Abbiamo ripreso i social che già c'erano come Facebook, Twitter e YouTube. Poi abbiamo lanciato un social che non c'era come Skype, e cioè Instagram, che è apprezzatissimo, e anche LinkedIn, che ha avuto un grandissimo successo in poco tempo. Abbiamo quasi 5.000 diciamo, iscritti alla nostra pagina, perché veniamo considerati proprio come la casa degli agenti immobiliari professionali, quindi con un aspetto professionale specifico. E effettivamente LinkedIn c'era, ma non ne veniva alimentato, e abbiamo cominciato proprio a lavorarci. E questo ci ha portato, con diciamo, delle statistiche positive di aumento in tutti i settori, di followers, di copertura organica dei post, di interazioni, e per far conoscere la cultura degli agenti immobiliari e del real estate al pubblico, agli opinion leader, alla stampa e alla politica. Il vero social media manager siamo noi tutti, agenti immobiliari Fiipe, che poi ritwittiamo, condividiamo su Facebook, mettiamo i cuoricini su Instagram e così via, commentiamo e diamo sostanza a questa comunicazione del mondo degli agenti immobiliari professionali che arriva, no, al pubblico potenziale dei nostri clienti. L'agente immobiliare è social per definizione, perché è un animale sociale, perché è un mediatore tra le parti, quindi deve avere delle capacità relazionali e di socializzazione fuori dal comune. I social network sono l'habitat ideale per l'agente immobiliare. Di solito l'agente immobiliare non ha molto tempo da dedicare, ma forse non ne serve neanche tantissimo, e non è un tecnico della comunicazione, però anche lì basta prendere due o tre regole base per riuscire a dire quello che si vuol dire.